Maya è un pastore australiano e abbaia gli altri cani. Che cosa pensano di dover fare i suoi umani? Pensano di dover imparare a dirle di no per farla smettere e pensano di dover continuare a portare Maya in mezzo alle persone perché lei si deve abituare. Che cosa succede facendo queste cose? Succede che Maya peggiora. Perché si stanno occupando del comportamento, di inibire quel comportamento, senza domandarsi che cosa c'è sotto quel comportamento. Qual è l'emozione di Maya che fa sì che quando incrocia persone lei abbai? C'è della paura, c'è della diffidenza. Maya abbaia per dire a quella persona stammi lontano. E più i suoi umani la mettono in quella situazione di persone che le vanno vicino, più lei impara ad abbaiare, meglio e più forte. Due, più si carica di stress perché quella cosa lì non va bene per lei e più uno è stressato, più si comporta in modo inadeguato. Tre, Maya comincia a pensare che i suoi umani non siano proprio affidabili perché continuano a metterla in situazioni di difficoltà e a cazziarla. Capisci che prima di fare è fondamentale che tu sappia, perché la soluzione passa attraverso la conoscenza e poi l'azione. La prima cosa saggia che questi umani possono fare è alleggerire Maya, quindi metterla al meno possibile in quelle situazioni dove ci sono tante persone che la fanno preoccupare sempre di più. Questa è la soluzione? No, la soluzione è un percorso, conoscenza e azione. Però è un piccolo pezzo del puzzle. Allora, vai sul link che trovi nel primo commento perché troverai un nuovo video training che ti accompagna proprio a conoscere e a fare e ti dà la possibilità, solo alla fine del video, di prenotare una consulenza gratuita. Vai, ciao!